Forza Corona al mio ignoto. Tutti attenti. Entra. Tutti riposo. Saluto tutti i cittadini, tutte le autorità civili, militari e religiose presenti, i rappresentanti delle associazioni. A voi tutti anche il saluto del sindaco Gianni Rotice e dell'intera amministrazione comunale, che oggi mi onoro di rappresentare nella doppia veste di presidente del consiglio comunale e di consigliere delegato dal sindaco a presiedere a questa importante cerimonia commemorativa. Procederò adesso alla tradizionale lettura del discorso inviato a tutti i prefetti dal nostro eccellentissimo presidente della Repubblica. Cari prefetti, sono trascorsi 76 anni dal voto referendario con cui il popolo italiano sceglieva la Repubblica, inaugurando, dopo l'avventura del fascismo e la tragedia bellica, una nuova pagina della nostra storia. L'Italia avrebbe poi, con la Carta Costituzionale, edificato un riferimento sicuro su cui realizzare una nuova comunità, un programma esigente da attuare, all'insegna dei valori della pace e della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà sociale. Oggi, mentre il continente europeo è colpito dall'aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina, la comunità nazionale, nella festa della Repubblica, si raccoglie con orgoglio e convinta adesione intorno agli ideali che ne fondano l'identità e che ne costituiscono l'impegnativo orizzonte di quanti esercitano funzioni pubbliche. Nei diversi contesti territoriali, nelle articolazioni della Repubblica, di fronte a sfide inedite e complesse come quella dell'emergenza sanitaria e delle ripercussioni economiche e sociali, delle crisi internazionali, gli amministratori locali e i pubblici funzionari sono chiamati a interpretare il proprio ruolo con accresciuto spirito di servizio e con l'obiettivo di offrire soluzioni tempestive ed efficaci. Da ultimo, gli sforzi posti in essere in tutta la penisola per accogliere i profughi provenienti dall'Ucraina sono stati l'esempio di un approccio coerente e virtuoso. Lo straordinario impegno del sistema di protezione civile, delle prefetture, delle istituzioni regionali e locali e di tutte le componenti sociali coinvolte testimoni il vissuto del popolo italiano e la concretezza dei valori costituzionali. Nel trentennale dal Trattato di Maastricht, che ha segnato un'importante tappa nel progetto europeo, siamo impegnati in un percorso che, con l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sta coinvolgendo un processo di rinnovamento e sviluppo, la società e le istituzioni. È fondamentale non dissipare le opportunità offerte dall'afflusso di risorse dell'Unione Europea, attivando riforme che possono incidere positivamente e in modo duraturo sulla vita dei cittadini. Il ruolo dei prefetti, che operano come laboriosi attori di unità e coesione sociale, è ancora una volta cruciale nei compiti di garanzia delle libertà civili, come nell'impegno per la tutela della legalità e della sicurezza, nel costante confronto con gli enti locali e nell'azione di mediazione sociale, nella gestione dei fenomeni migratori come delle emergenze. I prefetti si pongono quali interlocutori essenziali del sistema delle autonomie e della società civile.
nel rinnovare i prefetti e a tutti coloro che rivestono pubbliche responsabilità, auguri di buon lavoro, con i sentimenti dell'apprezzamento della Repubblica per la loro azione. Esprimo l'auspicio che la celebrazione del 2 giugno possa costituire per i cittadini una rinnovata occasione di riflessione sui valori costituzionali, ai quali ispirare il quotidiano contributo al servizio del Paese. Viva l'Italia e viva la Repubblica! Cerimonia si è conclusa, possiamo ritornare al nostro fare. Grazie. Grazie. Salve a tutti e buona festa della Repubblica. Grazie.